tutta silenzio parlamento, siamo passati al silenzio totale da 15 anni. Un'impresa che non investe in pubblicità, comunicazione e promozione del prodotto è destinata a diminuire continuamente la produzione. Questo stabilimento funziona, ha dei prodotti straordinari, delle maestranze meravigliose che sono innamorate del loro lavoro e da 190 anni, generazione dopo generazione, hanno prodotto pasta straordinaria in questo stabilimento. Noi chiediamo, e poi dite, torniamo a fare pubblicità, venderemo di più. Che mi sembra proprio da ricetta elementare, non si riesce a capire come mai un'impresa che si chiama tale non abbia questi minimi fondamentali. Grazie. Lai e Bosio di Cisl e Will. La proposta secondo voi, visto che l'azienda vuole andare via? Noi crediamo che l'azienda debba presentare un piano industriale, con questo prevedere anche una sorta di significativa di investimenti, perché questa struttura ha bisogno di innovare, è una struttura che è nata molti anni fa, il territorio è aperto a più proposte affinché comunque il marchio Agnesi, il gruppo Colussi rimanga sul territorio, perché Agnesi e Colussi sono un aspetto determinante per quello che è il territorio direttamente a. Allora, qui la città propone degli spazi nuovi per l'ampliamento dello stabilimento, la modernizzazione dello stabilimento. Bene, il gruppo Colussi ne faccia. E faccia Boluso, tra l'altro c'è il sindaco che si era mostrato disponibile e appena arrivato. Io chiuderei con questa immagine che c'entra con la protesta dell'Agnesi. Porto di Impega, sono i dipendenti della società dichiarata fallita dal tribunale proprio qualche giorno fa, anche loro temono per il loro futuro occupazionale. Sentiremo naturalmente il sindaco nel corso del corteo, ci sarà un altro collegamento del nostro telegiornale del 14, intanto da Isveria è tutto, a voi da chiudere.